Buonasera e bentrovati alla live che presumo tanta gente stava molto, molto per attendere. E stasera abbiamo l'ospite, un grandissimo Maurizio Guarini. Ciao Maurizio. Ciao, e ciao a tutti. Stasera siamo anche accompagnati da un mio amico, che non è di Brescia ma è un torinese, forse juventino, non lo so, Roberto. No, ecco. No. Granata, non è un gobbo, non è un gobbo. Sono un gobbo, questo. Ecco. E Roberto Attanasio, una persona, a mio avviso, uno dei maggiori collezionisti e conoscitori del mondo goblin, quindi andava da sé che come il cacio sugli spaghetti, non mi ricordo se sugli spaghetti, quindi stasera con Roberto avremo un interplay parlando con Maurizio di tutta la sua carriera, la concentriamo in un'oretta e cercheremo di fare una marcord di tutto quello che ha fatto. Prima di tutto io ringrazio tutti i presenti, chi vedrà la diretta. Se volete interagire c'è una chat e vi ricordo sempre che se siete interessati di iscrivervi con la campanella, così avrete l'opportunità di vedere ancora fantastiche dirette. Quindi io partirei senza troppi indugi facendoti una domanda. Io, caro Maurizio, parto sempre con i progetti futuri per poi fare una cronostoria. Progetti futuri, cosa ci racconti, cosa stai facendo, stai scrivendo dei libri, perché tanta gente scrive tanti racconti fantastici, invece ti chiedo cosa fa ora il buon Guarini. Partiamo dal futuro. Allora, i progetti sono sempre futuri, ovviamente, e più uno va avanti con l'età, credo, e più c'è progetti che non realizzerà mai, però io provo a continuare a farne i progetti. Tanto fuori dalla musica ho già cominciato a scrivere due libri, che non c'entra niente con la musica. Uno parla dei goblin visti dall'interno, cioè da parte mia, un altro parla una specie di autobiografia mischiandoci dentro musica, matematica, scienza, tutto un miscuglio che non si capisce niente. Comunque, è un po' di anni che ho cominciato a scriverli, poi mi fermo, li rileggo, non mi piace, li riscrivo, cioè, insomma, sto facendo quello. Musicalmente ho molti pezzi già pronti che voglio prima o poi fare. Il mio problema attualmente logistico è che mi sono spostato l'altro anno dal Canada all'Italia e questo comporta una quantità di cose spaventose, quindi mi hanno torto un sacco di tempo, però adesso finalmente sono il mio studio, cioè mi sono rimesso a poter produrre progetti presenti. Sto facendo una colonna sonora per un film canadese che ho quasi finito, e poi ci potrebbe essere una riapertura al discorso goblin. Bomba! Questo è un futuro molto prossimo. Stiamo cercando di vedere se è possibile continuare il discorso, perché è un peccato buttare all'aria tutte le potenzialità che ci abbiamo. Insomma, vediamo un attimo se riusciamo. Non è facile, però chi la dura la vince, cioè ci proviamo. Insomma. Altri progetti, c'ho altre cose, niente di musica, solo roba di realtà virtuale. Cioè io mi diverto con un po' di tutto, quindi sono una montagna di progetti e non ci riuscirò mai, però intanto ci provo, almeno c'è qualcosa. La cosa interessante, penso che Roberto convenga con me, l'idea del libro. Sarebbe veramente bello se altri componenti dei Goblin scrivessero o pubblicassero, cioè nel tuo caso, delle memorie, perché lasciamo stare il libro di Simonetti che è stato edito dalla Tsunami, non l'ho comprato per scelta, però mi piacerebbe anche sentire le altre campane, quindi se uscisse uno di Marangolo o anche soprattutto qui uno di Marangolo è uscito, credo che Marangolo l'abbia fatto una ventina d'anni, Trommando di Giovanni Ruiz è uscito. Parlando di Maurizio, che è stato un membro che è sempre stato nell'ombra ma di un'importanza pazzesca, mi piacerebbe anche sentire le sue versioni, perché tante volte sui Goblin si sono sentiti 890 litigi, cosa è successo. Però sono contento se ne uscisse, perché vedo che la tendenza di voi della vecchia scuola è poi di scrivere le vostre
le vostre memorie, che è molto bello questo, perché rendete edotte queste generazioni prive di musica, Maurizio. Conta che la maggior parte di eventi nelle nostre vite, che siamo insomma un po' attempatelli, si è svolta prima di internet, quindi non è che ci avevamo i social, neanche le foto, ci sono degli anni e non c'è neanche una foto. Appunto. Quindi sono tutte cose che ci abbiamo nei ricordi, nelle agendine che scrivevamo a mano, giorno per giorno, chi non le ha buttate dice, ah, vedi, ho fatto questo, quell'altro. Qualche foto c'è, eh? Mm? Qualche foto c'è, qualche foto, Maurizio, c'è, perché se digiti Goblin 79 o 80 c'è qualcosa... Sì. Trafalgar Studios c'è qualcosa, però è molto difficile perché quel, ecco, poi ci occuperemo di quel periodo lì, che è quello che mi interessa di più. Però, è una cosa che sento, che voglio fare. Certo, ma ben venga, Maurizio. Anche perché non so tu, Roberto, cosa ne pensi. No, assolutamente sì, perché Maurizio, secondo me, è uno dei pochi Goblin, diciamo, che ha scritto veramente di tutto. Quindi avremo delle diciamo, situazioni inedite a livello anche di musica e a livello anche dei live. Sicuramente avrà scritto tutte le scalette dei concerti, le date. Figurati. E magari chissà quanti aneddoti che ci sono. Se ce ne vuoi raccontare qualcuno del periodo di Cocciante Roller. Tra l'altro, guarda, proprio un paio di settimane fa, facendo un mercatino qui a Torino, ho trovato un signore che ha, e adesso spero che la trovi, una registrazione di un concerto di Goblin fatta in un paese vicino a Cuneo nel 76, 3 giorni prima che avete poi avuto l'incidente lì in provincia di Ferrara. Quindi se riuscisse a trovare questa chicca sarebbe... Tu ti ricordi cosa suonavate nel tour di Profondo Rosso? Si sa perché i bootleg, alcuni bootleg li ho trovati, ma quello di tour di Roller cosa suonavate esattamente? Già suonavamo dei pezzi di Roller, perché quelli li abbiamo praticamente composti in sala prove, anche quando facevamo le sound check, praticamente. Quindi, quando per esempio, anni è veloce, non è lento come più avanti. E noi dunque facevamo quasi tutto Profondo Rosso, ovviamente, perché siamo partiti nel 75 con questo tour fenomenale insieme a Cocciante. E praticamente, scusate, prego, è bello che la pratica, facevamo tutto Roller. Quasi, quello che avevamo già registrato. E poi che altro facevamo? Perché io nel 75 facevate il Gold Summer, che è un inedito mai uscito. Esatto, ci stanno quello e anche un altro mai uscito. C'è un altro, credo, che è Trigonometria, e poi Day by Day, che non so, mi sembra. Sì, l'abbiamo provato a fare in qualche data, poi magari non lo facevamo sempre, perché insomma era talmente intenso il periodo. Per noi, cioè, avevamo un giorno, tutti i giorni date, tutti i giorni, e nel frattempo dovevamo viaggiare, dovevamo fare i nuovi pezzi, dovevamo registrare il disco, che abbiamo registrato 2 volte praticamente, prima nel 75, prima del tour, poi sono stati considerati i provini, e poi abbiamo registrato il vero Roller nel 76, i primi mesi, adesso mi ricordo, credo marzo. Quindi insomma eravamo pieni di cose, ma ho detto, come ripeto, quando c'hai 20 anni c'è una quantità di energia spaventosa che le cose riesci a fare. E questi inediti riusciremo a sentirli prima o poi? Non lo so, io ci riesco, tu non lo so, nel senso, vediamo se ci mettiamo d'accordo, ci stanno anche delle visioni diverse tra noi, perché non è che io possa decidere, adesso faccio sentire... faccio pubblico questo, dobbiamo anche essere tutti d'accordo. Certo. Nel nostro caso essere tutti d'accordo non è casino. Una cosa che accade molto spesso, quindi vediamo, ci proviamo. Ma Maurizio, una domanda invece, io voglio andare un pochettino un po' più alle radici, dato che prima della diretta abbiamo parlato dei gruppi che hai seguito. Io ti faccio una domanda che faccio sempre: quando ti avvicini alla musica, il tuo primo vivido ricordo di aver sentito un brano che ti ha detto, caspita, io voglio fare questo lavoro? So che è scontata come domanda, però mi piace sempre sapere come parte la genesi di tutto. Allora, se devo pensare a una cosa che mi ha fatto scattare la voglia di mettermi a suonare, non è un brano esattamente, ma mi ricordo una trattoria dove andavano i miei nonni, e ogni tanto andavamo a questa trattoria. Una sera
sento da sotto che sento suonare, sento dei rumori. Io c'avevo pochissimi anni, avevo forse 8-9 anni, una cosa così. E questi dicono: no, ci sta un complesso che stanno finendo le prove. E allora dice: posso andare giù a vedere? Sono andato giù e per la prima volta in vita mia ho visto un gruppo, questi che avevano il basso, amplificatore, la chitarra, e i suoni erano così cristallini dalle mie orecchie da bambino, non certo, sordo come adesso, che ho detto: mamma mia, questa è magia, questo voglio fare nella vita. Ho sentito quello e quello mi ha proprio bloccato, paralizzato. Dicevo: no, non è possibile, non avevo mai sentito una cosa così dal vivo, magari era un gruppetto, non so, un gruppetto locale, certo. E da lì ho detto: vabbè, non ci provo. In più c'erano i fratelli di mia nonna, che erano più o meno musicisti tutti quanti, quindi mi regalavano questi strumenti giocattolo, tipo la fisarmonica, uno mi ha dato una chitarra mezza rotta, classica, eccetera, e ho cominciato a fare rumore con queste cose qui. Dopodiché i miei si sono impietositi e mi hanno comprato una specie di una pianola, si chiamava, credo che fosse una, non so, farfisa, forse era sicuramente farfisa, era rossa, piccola, una tastierina sola, quelle lì, insomma, niente, questo è stato proprio il mio inizio prima di cominciare a fare qualcosa sul serio. E le influenze poi, cioè musicali, sono partite presumo dai Beatles fino ad arrivare al prog. È stata anche questa un'evoluzione molto graduale. All'inizio facevo, cioè avevo un gruppo, il primo, diciamo, complesso che ho messo su, e non è credo prima liceo, cioè avevo 14 anni, sì. Facevamo delle cover anche di musica leggera. E dopodiché ho cominciato a sentire, essendo con questi amici, dice: ah, ma hai sentito questi? Hai sentito questi? Allora mi cominciavano a far sentire cose che normalmente non sentivo, perché non è che c'era internet come adesso, ti mandano lì. Però c'era la radio che mandava la musica leggera. Radio Lussemburgo la notte. Radio Lussemburgo. Radio Lussemburgo la notte si ascoltava. Io quello non l'ascoltavo. Comunque, diciamo, c'erano amici che dicevano: ah, conosco questo, conosco quest'altro. Alcune cose non mi piacevano, alcune dicevano: ammazza, che bello. Allora, all'inizio mi piacevano pure hard rock, mi piacevano Uriah Heep, queste sono le prime cose che ho iniziato a sentire. Poi ho cominciato a scoprire Pink Floyd, piano piano. Genesis. E un giorno, e poi Emerson, Lake and Palmer, cioè questa è stata la cosa, ma che è questa cosa qua? Non capivo il tempo, no? Questo 5 quarti, ma insomma, uno sta iniziando, non riuscivo neanche a contare il tempo. Altri dicevano: no, quello non so, bravi, segui Jimmy Smith che è più jazz. Però a me piaceva più Emerson, allora già cominci a prendere delle direzioni ben precise. Finché un giorno uno non mi fa sentire i Gentle Giant. Allora lì è proprio, mi si sporta la testa sentendo che sta succedendo, che sono sti accordi, che è sta cosa qui. E lì proprio niente, mi sono proprio incontrato, fissato, ho cominciato a seguire. Quindi da lì col proprio. Allargandomi ai Genesis, ovviamente, ai Yes, queste cose qui. Nel frattempo sentivo anche cose un po' più, diciamo, d'avanguardia, che potrebbero essere cose tipo, li menzionavi tu prima, anche i Gong, Hatfield and the North, e poi c'era Helicao, che erano cose più sperimentali. Cioè, però orecchie già allenate, erano già per gente che macinava i King Crimson, già a livelli già estremisti, anche perché gli Helicao erano veramente degli estremisti come i Magma. Esatto. Dopodiché, andando avanti sempre in queste perlustrazioni, poi andavamo ai festival pop, sai, queste cose qui, e usciva fuori un gruppo, e ha cominciato a sentire il jazz rock, per esempio, i Soft Machine, i Nucleus, questa roba. Beh, eccoli. E lì che sono andato a... Qui c'è pure la corona sonora adesso, qualcuno il telefonino. E niente, e qui mi sono spostato un po' più sul jazz rock, sul Fusion, Cicoria. Dopodiché, con Agostino, questo era Mentur già con i Goblin, lui continuava a farci sentire cose tipo un po' più fusion, un po' funk. Allora da lì ho scoperto i Weather Report.
Mahavishnu Orchestra, tutto. Mahavishnu, tutta questa roba qui. Mahavishnu, diciamo che John McLaughlin già lo conoscevo un po' prima, da Amici Jazzisti, quando faceva Extrapolation. Amos Davis, ok, sì, anche come Amos Davis, in A Silent Way. Sì, però ecco, i Weather Report mi hanno proprio un'altra volta cambiato un attimo la visione delle cose. Allora, e poi da lì, insomma, mi hanno cambiato altre cose. Sì, jazz mi sono avvicinato un po', ma non sono mai riuscito a... non ho mai voluto diventare un musicista jazz puro, nel senso che conosci gli standard, eccetera. Non, certo. Volevo provare a scoprire altro. È una mia mancanza, perché se mi chiedono suonano standard, sì, posso, faccio schifo, insomma, non è il mio genere, ci provo. Però uno non può fare tutto, mi piaceva più quell'altra cosa. Io ho sempre voluto fare quello che mi piaceva e non quello che sarebbe stato magari più comodo fare. Ma invece tu, Roberto, che tu sei anche tu un appassionato di fusion, questa parentesi che Maurizio ha detto, andando al di là che poi ne parleremo di questa, dell'inflessione che hanno fatto i Goblin in un determinato periodo, prima di arrivare ai Goblin, cosa ascoltavi tu prima? Sempre il prog? Non te l'ho mai chiesto, allora, Roberto. Allora, vabbè, io ho un fratello più grande di 5 anni, lui spaziava dal rock, Jimi Hendrix, Deep Purple. Lui è un grandissimo fan, per esempio, dei Police, collezionista dei Police, e quindi mi ha fatto sentire tanta musica, sia anni 70 che anni 80. Poi diciamo che, ecco, i Genesis, per esempio, lui non li ha ascoltati poi dopo, cioè non avevo mai un disco di Genesis che mi ricordi io. I Genesis, per esempio, li abbiamo ascoltati dopo. E i Goblin io li ho scoperti da soli, perché lui, a forza di farmi sentire tutta sta musica, un bel giorno, certo, profondo rosso in televisione, mi sono innamorato di questo gruppo. Lui mi prendeva in giro perché diceva: ma che gruppo ascolti? Poi pian piano si è accorto che, insomma, col passare degli anni la malattia, diciamo così, goblignana è andata alle stelle, e oggi, insomma, comunque lui è stato il primo a regalarmi il profondo rosso in vinile, una ristampa degli anni 80. E poi da lì, non avendo possibilità di usare il vinile perché mio fratello non me lo permetteva quando ero più piccolo, mi compravo le musicassette. Poi invece a 16 anni, 17, con un mio amico, un vicino di casa, passavamo i venerdì sera a ascoltare musica. Io gli facevo sentire i Goblin e lui invece mi faceva sentire i Genesis e Marillion. E da lì, allora, poi ho cominciato ad ascoltare Genesis e Marillion, poi spostarmi. A me più che altro piace il prog in generale, mi piace il blues, per esempio. Io amo il blues, B.B. King, Gary Moore, Stevie Vaughan. Tutto questo grazie a mio fratello che mi ha fatto sentire un sacco di cose. Vabbè, ecco. Sempre così. Il metal, ad esempio, ecco, già il metal è un genere che ascolto poco. No. Mi piacerebbe magari andare a vedere gli Iron Maiden, ma giusto così per il gusto di vederli una volta. Sì, per il gusto di vederli, sì, anch'io. Però andava di moda, Roberto, avere i fratelli più grandi che passavano poi lì la musica. È stata una fortuna, sì, una fortuna, sì. Perché comunque grazie a lui ho potuto innanzitutto conoscere tanta musica. Poi mi sono appassionato a questo genere musicale, che sono un po' fiabesco, no? E quindi queste suite lunghe, bellissime, che a molti può sembrare noiose, sì, invece no, certo, invece sono poesie musicali, per quanto mi riguarda. E i Goblin, diciamo che appunto l'amore per i Goblin è nato con Roller, Poi da lì, anch'io. Roller per me è l'album più bello, secondo me. Anzi, io andrò più indietro. Profondo Rosso, anch'io. Se non però l'infatuazione avviene con Roller. Ed è appunto per questo che, Maurizio, ti chiedo, l'incontro con i Goblin, da quello che ho capito tu conoscevi già il buon Marangolo, perché Marangolo proveniva dagli Etna, perché poi mi ha raccontato che anche gli Etna, che è l'album che presumo tu conoscerai, è molto fusion, è molto Mahavishnu, dove c'è dentro il buon Pennisi, poi c'è Elio Volpini, che vede l'uovo di Colombo, e di conseguenza vi conoscevate già. Com'è che sei entrato in contatto con i ragazzi? Allora, no, Agostino io non lo conoscevo. Io stavo con un gruppo, si chiamava Cornucopia, e eravamo un trio e facevamo... No, trio. Erano un trio, poi mi sono aggiunto io, eravamo un quartetto, facevamo cose tipo Soft Machine, molto jazz rock. Fusion. Abbiamo anche fatto delle date a Roma, dei locali jazz più o meno. Non era fusion, era più jazz rock, molto
freddo, diciamo, però sempre tempi dispari, cosa un po' cervellotica, complicata. E stavamo in una cantina che era vicino alla stazione Termini, dove avevano un sacco di musicisti jazz, o comunque pseudo jazz, sassofonisti, cose. E uno dei frequentatori di questa cantina è Massimo Ruocco, un chitarrista amico mio, bravissimo. Lui andava sempre, quando venivano le Soft Machine, andava da Alan Oldsworth a farsi spiegare come faceva a fare così veloci, quindi aveva imparato quel tipo di tecniche. Quindi quando veniva da noi diceva: ah, viene Massimo. E nel 75, quando è uscito, dopo che hanno fatto il disco di Profondo Rosso, quindi stiamo parlando in primavera, Massimo Morante, credo, no, ha contattato Massimo Ruocco dicendo che cercavano un tastierista, qualcuno di essere, perché Claudio, che aveva registrato parte del disco, non era interessato. Lui voleva fare, ha fatto un trio che si chiamava Simonetti, Cerni, Martino, che erano i figli di Simonetti, Bruno Martino e Franco Cerni. E quindi non era interessato, neanche ci pensavano a fare un gruppo. Però Massimo si era intignato, come si dice a Roma, e voleva fare questo gruppo qua. E sono venuti lui e Agostino in questa cantina dove noi facevamo le prove, anche per sentire come suonavamo, perché abbiamo fatto anche suonato un po' insieme, per capire se ci trovavamo insieme, se poteva funzionare musicalmente. E quindi questo è stato l'approccio. Massimo, tramite un amico, un musicista amico comune, mi ha contattato e poi sono entrato lì. Qui stiamo parlando della primavera del 75. Tra l'altro il batterista non era Agostino, perché Agostino voleva fare un'altra cosa, non mi ricordo cosa, e abbiamo chiamato uno, David Walter, che è un batterista inglese, qui a Roma. E quindi la prima formazione era questa, eravamo noi quattro. E primavera, estate 75. Poi vi siete calmati tutti e vi siete risistemati tutti, perché poi dopo ritorna l'organico classico. Ritorna l'organico classico perché nel frattempo il film esce, il film fa successo, il disco comincia a essere importante, si cominciano ad avere sentori che la cosa può essere importante, e si organizza un tour. Quindi qualcuno comincia a essere interessato a chiamarci per fare delle serate. A quel punto Claudio e Agostino, vedendo che la cosa si era fatta consistente, decidono di ritornare nel gruppo. E quindi abbiamo fatto questo tour pazzesco, perché per dire la verità noi non eravamo i leader, cioè c'era Riccardo Cocciante che faceva il primo headliner, e noi che il secondo tempo, noi facevamo l'apertura del primo tempo, erano tutti teatrale. L'idea è venuta da qualcuno, probabilmente dell'RCA, Giacomo Tosti forse, non so perché chiamare noi. Ho anche parlato recentemente con Marco Ruberti, che era il produttore di Cocciante, lui non è che si ricorda bene a chi è venuta l'idea. Le dinamiche, certo. E avevamo lo stesso impresario, quindi forse lo stesso impresario ha visto: ah, vedi, questi sono perché non li mettiamo insieme? Non lo so, insomma. E abbiamo fatto sto tour che Cocciante era prima in classifica e noi eravamo secondi in classifica. Sì. L'immagine di un attimo che cos'era. E a metà tour, mi ricordo proprio a Belluno, non mi ricordo la data, noi diventiamo primi in classifica e Riccardo Cocciante secondo. Quindi c'era sto tour, la gente fuori in fila a chiedere autografi per tutto il mese di novembre, dicembre e continuando dopo. Quindi questa è stata la mia entrata. Cioè sono entrato e mi sono trovato inondato di cose di successo, cioè nessuno di noi se l'aspettava questo boom, diciamo. Poi eravate molto giovani, eravate dei 21 anni. Sì, io avevo 20 anni esatto, 20 anni, cioè, perché invece no, ci siamo ritrovati in questa situazione che non mi dispiace a me, sicuramente è stata molto bella. Quindi è stato un bell'anno, diciamo. E tu, Roberto, che sei un, lascio a te la parola anche, che appunto collezionista e conoscitore, tu in quel periodo che accennavamo prima della diretta, che parlavi di questa tournée che ti affascina, quanti bootleg, è un domandone, quanti bootleg ci sono in giro che possono essere prelevati dal
dal banco di mixaggio e quindi sentirli bene, perché c'è bootleg e bootleg. Quindi... Allora, io diciamo ho avuto fortuna tantissimi anni fa, anni 90, andato con mio fratello a dare un concerto di Camel, anche se ero un ragazzino, e avevo trovato un ragazzo che vendeva fuori con un banchetto le musicassette registrate col geloso negli anni 70, e lì ho trovato la prima registrazione dei Goblin con Conciante al Teatro Nuovo di Torino, che dura circa 35 minuti. Poi ne ho trovate altre due, sempre del 75, una da Arezzo e l'altra di Ivrea, in provincia di Torino. E lì la scaletta ogni tanto cambiava, perché intanto Roller la suonavano, in altre serate non la suonavano, insomma c'erano un po' di cambiamenti. E poi, vabbè, è stato pubblicato quello del 79, quello di Sanremo, sì, che però è stato, diciamo, secondo me registrato... Non messo, ce l'hanno pubblicato così, ma è molto statico. Sì, poi la presentazione fa tristezza. La presentazione, sì, del presentatore, perché no, anche perché sente male. Anche se poi successivamente un mio amico era riuscito a rimetterlo a posto. Aveva dato anche le cose alla casa discografica. Una casa discografica così com'era in vinile, e pazienza. Così che... Quindi, peccato che perché quella anche quel live lì del Bagarozzo Mark, siamo riusciti anche a trovare il DVD, si trova piratamente anche nei mercatini del disco, non so, appunto, se l'hanno trasmesso in qualche rete romana, credo, anche a livello di video non è facile trovarli, tolto qualche trasmissione televisiva fatta a Torino e a Roma, a livello di live, oggi qualcosa sì, perché o le registriamo noi per i cavoli nostri, o magari qualcosa fanno anche loro. O anche roba giapponese, anche. Tante anche volte roba giapponese, anche sì, sì, sì. Ma più che altro i boot degli anni 70 sarebbero... bisogna vedere... registrato. Però è difficile, se all'epoca c'è gente che ce l'ha, c'è gente. Figurati che io conosco una persona che ha un bootleg di Frank Zappa della tournée di Apostrofe, che l'ha registrato col geloso in Svizzera, e si sente da Dio, cioè roba che è proprio come un buon vino, te lo ascolti raramente, lo puoi anche digitalizzare, però converrà, certo, anche come il buon Maurizio, perde un po' quel gusto, certo, e infatti i bootleg devi prenderli per quel che sono. No, ma il bootleg è bello per quello, cioè devi prenderlo per com'è, è una registrazione live fatta così, senza mix, senza pretese. Senza pretese, io mi ricordo negli anni... fine anni 80, quando andavo a comprarmi il bootleg dei Genesis, cioè alcuni che sentivano bene e altri che veramente erano pelosi, però sì, sono solo il ricordo della data. Oggi quando fanno i bootleg, ad esempio Peter Garber, quando fai le tournée, fa uscire direttamente le serate, sì? Subito. E invece tornando... fare così anche oggi. Però. Sì, però sai, con i costi della musica, che ora è tutta liquida, ma è un'altra cosa. Ma Maurizio, post Roller, io ho appreso in un articolo, non so se era stato fatto su Terre di Goblin, però presumo, su Spiria, si sa che tu cominci i primi 4-5 giorni, poi magicamente non lavori più con loro. Così tre giorni per dire la verità, neanche 5. Ah, neanche 5. Tutte le date sempre sulle mie famose aziende. Tua vita, quindi. Cosa è successo, allora, Maurizio? Se si può sapere. Ci contatta Dario, c'è un nuovo film, io tutto contento, che bello, per me era un'esperienza, perché io dopo lo so, certo, non ho fatto niente. Ci dice che vuole il tema principale del film prima di girare, perché si vuole ispirare, insomma, un pochino. Sì, lui l'ha usata nel pedaggio. Ci dà delle indicazioni, noi facciamo delle ricerche, le cose, insomma, tiriamo fuori questo tema di Suspiria, quello principale. Più che altro l'abbiamo fatto in studio, al volo. Che non, sai, ti ripeto, il fatto della giovinezza e della velocità. Andiamo in studio, cominciamo a lavorare su questa cosa qui, e facciamo le cose, clavicembali, le cose, schinette, Celesta, sì, tutto. Celeste, tutte queste cose qui, il boom, tutte le cose. Infatti anche dopo tre giorni, Massimo mi si avvicina e dice: guarda, a questo punto non... Massimo, non mi ricordo chi, non fai più parte del gruppo, perché abbiamo deciso che andiamo avanti in quattro. E io ovviamente ci sono rimasto leggermente male, perché visto che si prospettava, mi sono arrabbiato,
quelle telefonate lunghe con Fabio. Fabio, ma ormai io ho registrato delle cose, eccetera. No, no, non ti preoccupare, li cancelliamo tutto. E non è assolutamente vero, perché io sono una specie di robot e riesco a ricordi? Capire, e riesco a capire se la cosa è suonata io, eccetera. Quindi ovviamente ci rimango malissimo. Se fosse stato adesso, forse avrei preso delle vie legali, ma capirai che vie legali prendi in quel periodo lì, non sapevo niente. Quindi ci sei rimasto male, Maurizio, ci sei rimasto male. Sei rimasto male, sì. Diciamo che poi ogni cosa genera altre cose, quindi non avendo più fatto la cosa con i Goblin, mi sono trovato altre cose da fare, mi sono unito a delle edizioni, con queste edizioni poi ho cominciato dei lavori, quindi diciamo non è che quando succede una cosa negativa è morto il mondo, anzi... È rigirata positivamente a te stesso. Esatto, però insomma mi è dispiaciuto, anzi nel periodo in cui loro hanno fatto... Perché dopo me ne sono andato, questa era, sto parlando della fine 77. Del 76. Poi Sospira è uscito nel 77, però questa era registrata solo nel 76. E tutto il 77 io non ci sono stato e sono rientrato poi nel 78 con loro. Mentre e loro cosa hai fatto in quel periodo? In quel periodo tu cosa fai nel 77? Ma ho fatto delle produzioni, delle cose per, anche per cantanti o anche roba nostra. Io ma anche Patti Pravo? Anche Zero, no, questa era più avanti. Avanti tra tutte le cose, sì, c'erano anche dei provini che avevo fatto per Patti Pravo, anche roba per Alan Sorrenti, ma okay. Cose in giro, però non hanno portato da nessuna parte. E... no, però mi sono mosso, mi sono organizzato, mi sono comprato il registratore, mi sono praticamente riorganizzato la vita. Non ti sei perso d'animo? Non ti sei perso no, assolutamente, non si perde d'animo a 22 anni, addio. E dopodiché sono rientrato con loro nel 78, poi dico, mi ha richiamato Fabio e nel frattempo io però sono stato anche in contatto con quelli che erano già in contatto con il resto dei Goblin, tipo Fabio Frizzi. Con Fabio Frizzi ho fatto molte colonne sonore per i film di Lucio Fulci. Questa è una cosa che volevo chiedere io. Eccetera. I suoni ci sono gli stessi, perché eravamo noi, facevamo queste cose qui. E insomma non è che stavo fermo con le mani in mano, con le mani nelle mani. Baglioni. Quindi, niente, diciamo, ecco, è successo così. Dopo Massimo mi ha detto che quella decisione, io poi negli anni, perché frequentandoli per altri 40 anni dopo, escono fuori le domande, no? Certo. Diciamo, quella cosa lì era stata una decisione che ha preso Bixio, cioè era, Carlo Bixio era la, Cinebox. Il capo della Cinebox, ecco. Non so perché, ci sono questioni politiche, in quattro si guadagna di più, o forse non era quello, non so assolutamente. Soldi, gira che ti rigira, sempre soldi. Maurizio. Il motivo io effettivamente non lo so, però insomma, va bene. Comunque mi è piaciuto mettere i punti di vista e dirla questa cosa. Perché hai fatto benissimo. 15 anni fa nessuno sapeva questa cosa. E infatti, ancora non lo sapevo neanche io. Non hai registrato niente, non è vero. Non è vero. Perché dovrei dire una cosa che non ho fatto, non capisco, non è che dice ah, tanto sei bravo, hai fatto pim pim pim, non è che ha fatto granché. Ma appunto Maurizio, questa cosa mi è stata già ventilata, se vedrai, e lo dico, in una diretta che ho fatto la prima parte con Luigi Tonè, che Luigi Tonè era un programmatore di sintetizzatori, e mi raccontò che il suo guru, il suo maestro, fu quello che vi portò in studio il Moog 3C, perché il Moog 3C non è programmato da Simonetti, fu programmato da questo tipo. E Tonè mi disse, guarda che Guarini c'era, perché si ricorda anche di te, e se vedi c'è questo frammento, sono 15 secondi, e dice, c'era poi non l'ho più visto. E allora io lì mi sono interrogato e ho detto, perché scusa, e te l'ho chiesto, e hai fatto bene, perché tanta gente deve sapere che hai contribuito, perché non è che tutti possono prendersi sempre le lodi, quindi è un bene che l'hai detto. Beh, diciamo che per fare chiarezza, non è che ci guadagno niente. No, assolutamente, però mi sembra corretto. Oddio, se avessi fatto cose ci avrei guadagnato qualcosa, ma insomma... Non è che, tu Roberto, volevi chiedere di Frizzi? No. Sì, io volevo chiedere, appunto, stavo preparando una domanda anch'io, come lavorare con Frizzi? Cioè, so che hai fatto molte cose con lui, mi racconti un po' come è nata questa collaborazione con lui, se già nel 73-74 o più avanti?
No, questo era più avanti, stiamo parlando 80. Di... Beh, diciamo anche prima dell'80, ma fine anni 70, diciamo, non 70. Non era forse con l'aldilà? Sì, l'aldilà, sì. Perché per il reale impero, cioè per l'album del reale impero britannico, che è fittizio, come tutti sappiamo, sì. tu non c'eri su quei brani lì. Quelli che ha fatto il reale impero britannico, no. No, però non c'è. L'aldilà... Dall'aldilà, paura dei morti viventi, città nella sì, una città di paura della città dei morti zombie, che si chiama Zombie in America, qui sarebbe Zombie 2, anche Zombie 2. E anche Mother Rock, perché Keith Emerson Rock, sì. Se ne partì, prese i soldi, però fece il buon Maurizio delle... Non ho fatto granché, però diciamo lui ha fatto sta cosa qui, non aveva finito, se n'è andato velocemente, non mi ricordo per quale motivo. E aveva un po' di colonne sonore in quegli anni. Sono andato lì, c'era anche Fucci, c'era questa cosa qua. Ho fatto spesso tastiere, aggiunti effetti, aggiunti solo, insomma sì. Cosa perché qui. Il film è brutto, però, ma la musica è bella. Okay. Sì, e la... Fatto di Frizzi? No, no, abbiamo fatto anche dei lavori non horror con Frizzi, perché Frizzi stava col gruppo Frizzi Tempera, Bixio Frizzi Tempera. Franco sì, avete fatto anche Fantozzi, tutte quelle cose lì. Abbiamo fatto anche cose leggere. Fantozzi, sì, leggere. Cose qui. Quindi ci chiamavano, anche a me, anche a Fabio, anche a Agostino, per registrare normalmente come turnisti. Ecco, un concerto con Frizzi? Un concerto con Frizzi? Ah, questa è una cosa che è successa pochi anni fa. Allora, Fabio, che non mi starà sentendo, ma forse poi mi sentirà perché questa è registrata. Mi piacerebbe interessare. Tanti anni fa, che io ho cominciato a lavorare in Nord America, la gente è impazzita per l'horror, queste cose qui. Disse a Fabio, Fabio, tu dovresti venire qua. Che... E lui era un po' titubante all'inizio, quindi Fabio mi consentirà di dire che io gli ho dato un pochettino l'idea di... spostarsi lì. Comunque, insomma, nei vari tour, una volta capita a Toronto e fa, non so, era un tour basato sui film di Fucci, e abbiamo sì, fatto, sì. Sono andato lì, abbiamo fatto due o tre pezzi, mi sono unito a loro, abbiamo suonato insieme, però. Ah, che bello. A Marcord, come si dice? Insomma, sì, no, è carino. Sì, la prima e unica volta nella vita su un palco dal vivo con Fabio, dopo avevamo fatto un milione di film insieme, è stato un pochettino toccante. Poi c'era la gente a Toronto, sì, si esaltano gli americani per quel horror sì, 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 italiano. Sarebbe mi ricorda fare, anche mi ricorda anche un concerto Goblin Fritz, non sarebbe male. È una bella idea. Mi offro come batterista, se volete un batterista vengo anche gratis, non ho problemi, perché lì conosco. Voglio ma non paghi che... però, solo gratis, scherzo. No, no, vengo gratis. cioè, non mi sminuisco perché suonare con voi è un sogno. Saluto due persone, Pasquale Perillo che mi segue sempre e Francesco Cecchini che vi saluta. Il buon Pasquale mi ricorda che Frizzi Tempera fecero anche la colonna sonora di un western truculento che è bellissimo, che fu I Quattro dell'Apocalisse con Fabio Testi, Thomas Millian. Molto bello, e però tu Maurizio sei marginale in quei lavori, hai fatto cioè degli intermezzi, davi una mano. Quei lavori lì erano così frequenti, e certe volte noi facevamo una cosa e non sapevamo neanche che era. Certo, non è che succedeva. Ricordai. A parte che c'era una produzione, una quantità di produzione pazzesca, tantissima, cioè ogni mese facevamo varie cose. Dice guarda, c'è un turno dalle 6 alle 9 lì. Vai, questo, vado. Questo non so neanche che film è. Vai. Via. Cioè, non è che ovviamente noi possiamo ricordarci di tutto. Le cose più importanti sono state ricavate, c'è stata ricostruita la storia, la gente ha ricercato, ma quelle piccole magari non lo so, non ne ho idea. Però sono io belli, c'è da ricordare. Sono belle cose molti, da ricordare. Sono molti dei miei appunti scritto turno studio Frizzi. Ma pensa. Scrivevi tutto tu Maurizio, era una cosa proprio tua. Ma non scrivevi... sempre, ma sì, io ci ho sempre avuto un pochettino il pallino per i dati, l'informatica, eccetera. Io già. Ecco, io voglio ricordare anche una grande cosa dopo, voglio ricordare una cosa che tu sei stato. Sì, non bisognava le cose, mi piace mettere in ordine, perché un conto sono i dati che tu metti tutti insieme. Certo. E un conto è l'informazione che tu tiri fuori da questi dati, che è tutta un'altra cosa.
I dati senza informazione non servono a niente. È vero. I dati messi in un certo modo con le statistiche ti danno un sacco di informazioni che se non li guardi non li sai. Allora ci ho sempre avuto questa fissa di... Infatti, tutte le sale che scriveva sulle striscette di carta c'erano tutti i tour. A te pensa. E adesso voglio arrivare ad un punto fondamentale col buon Attanasio, perché qui entra in gioco anche il buon Roberto. Arriviamo nel 78, il periodo più bello per me, per i Goblin, verrò tacciato, non mi interessa. Patrick, Buio, Omega, Contamination e Notturno, quelli che amo di più, scusate, devo dirlo, sono i Goblin che amo di più, senza togliere nulla al buon Simonetti, però questi Goblin per me sono stati quelli più fruttuosi musicalmente, con una trama che si distaccava sempre da Profondo Rosso, senza nulla togliere, grandissimi lavori con la Nenia, mi va benissimo, ma quando avete fatto Patrick, il tema, quando l'ho sentito per la prima volta, avevo avuto 13 anni, sono rimasto sbalordito, perché avevate cambiato la direzione, perché poi anche per Buio Omega, e il buon Roberto mi confermerà, film pesantissimo, ma la vostra musica era bellissima, perché è molto funky, molto fusion. Io volevo chiedervi a entrambi, però tu Roberto che sei maestro, Buio Omega, esiste un test pressing? Boh, chi ce l'ha? Tu le tue ricerche cosa ti hanno detto? Perché Patrick è uscito, mi va benissimo, ma per Buio Omega, io ho preso il CD della Cinevox nel 98-99. Come mai, lo chiedo sia a Roberto che a Maurizio, perché non è uscito su vinile? Perché il film era uscito, come mai questa cosa non è stata fatta? Perché poi Contamination sì, vabbè, però Buio Omega, caso Buio Omega. A voi la parola. Ti rispondo prima. Ma tu Roberto, che io non ne so molto, tu sicuramente ne sai. Tu Roberto sei l'enciclopedia e poi sicuramente Maurizio, colpa. Il test pressing di Buio Omega esiste, non so chi forse ce l'abbia sola, non so chi ce l'abbia. Io l'unica cosa che dopo anni abbiamo scoperto che su Contamination alcuni brani erano di Buio Omega, però l'abbiamo scoperto quando hanno ristampato il CD e lì mi sono detto, allora vuol dire che il disco di Buio Omega in realtà è stato semi pubblicato, perché mancavano ancora dei pezzi. E poi successivamente, fortunatamente, sono stati trovati finalmente aperti gli archivi che io ho visitato personalmente. Lasciamo perdere. Consiglio il video che è bellissimo. C'è della roba di piacere impazzire. Roller 1, Roller 2, 76. 4 mobili di roller e lasciamo, non ho potuto tirarle giù tutte, se no mi picchiavano. Roba da rubarle, portarle via, guardate. No, non si può. No, scherzo. Sì. Quindi, in teoria, sì, poi l'hanno fatto in vinile dopo, quindi secondo me, non so perché non sia stato mai pubblicato in vinile precedentemente. Non capisco. Ho mai capito questa cosa qua. Ma Maurizio, tu che ricordi hai di quel periodo? Secondo Patrick, secondo me, magari in quell'epoca lì i Goblin non facevano tanta musica, ne facevano poca. Era per assemblare diciamo che un po', facevano un disco unico, secondo me. Tu Maurizio cosa dici? Dunque, io non è che partecipavo a questo tipo di cose in quel periodo dei Goblin, io ero un po' collaterale, faccio parte del gruppo, però non era nella cosa decisionale o sapere che succedeva per quello che riguardava le staff, eccetera. Ero totalmente all'oscuro di tutto quanto. Io andavo in studio, suonavamo, registravamo, arrangiavamo, eccetera, e finisce lì. Quindi sicuramente Roberto sa molto più di me. Devo dire che tra l'altro, una cosa da sottolineare ai più giovani che ci stanno sentendo, che a fine anni 80, anni 90, io tutte queste cose, non solo io, ci eravamo scordati tutti. I Goblin, noi non sapevamo che avevamo fatto. Nessuno vissuto sapeva. Il momento. Prima di internet, uno era proiettato al futuro. Ho fatto una cosa finita ieri. Basta. Non è che uno pensava un giorno qualcuno si potrà risentire questo coso o vedere un film. Roberto Attanasio si ricorderà. Perché era finito, il cinema era uscito, poi usciva un film dopo e il passato diventava passato. Quando arriviamo negli anni 2000 e la gente comincia a trafficare con internet, a scambiarsi dati, eccetera, allora noi stessi riscopriamo tutto
che avevamo fatto, ce l'avevamo dimenticati, ma non siamo gli unici, immagino pure. Ma no, no, no. Dai, Genesis, non sapevano neanche loro. Anche la PFM non si ricordava. Però. E allora lì abbiamo riscoperto alcune informazioni. Io lo chiedo a Roberto. Tanato. Eh beh, sì, qui Roberto sei tu che entri in gioco. Bibbia umana. E questa insomma è una cosa che i giovani di oggi devono, nei giovani, anche i vecchi, insomma tutti devono tenere presente, che questo fatto di poter accedere ai dati, ai video, ai film, alla musica, eccetera, di 40 anni fa, era una cosa che a quel periodo era impensabile. Certo. Quindi non ci avevamo la mentalità di mantenere i ricordi delle cose. Ma no, lavoravate. Sì, anche perché studio. Facevate talmente tante cose tanta che non avevate neanche tempo di pensare a quello che dovete già fare un'altra. Eravamo l'equivalente, metti tu prendi un jazzista che fa standard, no, un sassofonista, stasera suona lì, stasera suona lì, non è che lui a fine anno si ricorda tutti i posti dove certo. suona. Ma no, certo, lì, già, un lavoro. Qui mi sembra di averci già suonato, ma non sa assolutamente quando, quante volte, eccetera. Più o meno è la stessa cosa, forse sto disco l'ho fatto io. Poi vai a vedere, trovi il disco, ah sì. I crediti, sì, sì, qualche volta succedeva. Sì, che magari col suono senti che sei tu e quindi dici, esatto. Sono e io. E tu sei robotico da quel lato lì che tu riconosci. Ma Roberto, ma se concordi con me che quei goblin di quel periodo erano, scusate il termine, belli gnecchi, belli proprio poderosi, no, nel sound. Il vero di quei goblin che magari il film non era... tutti i nomi film di serie B, ma anche se io non li beh no, Buio Omega ha avuto un successo. Buio Omega per esempio è bello, lo guardi una volta all'anno, eh? Che Buio Omega lo guardi una volta all'anno, come Patrick, che era un film sì, no, dall'Australia. Buio Omega è un film che io vedo abbastanza spesso, mi piace proprio come tematica. E quindi no ti dico, la musica ovviamente ha fatto il suo corso, ha fatto la sua. La musica è quella che comunque ha dato spinta al film, secondo me, in tutti i casi, sia in Patrick, sia cioè in Patrick, queste diciamo, melodie tipo Alan Parsons, sì. Anche nel film rendono molto. Su Contamination anche, cioè descrivono molto molto bene le immagini, come in tutti gli altri film dei Goblin precedenti. Però questi qui sono più particolari, è vero. Perché secondo me sono anche più, come posso dirti, ascoltabili su disco. Cioè nel senso anche senza guardare le immagini. Sì, cioè sono certo. Molto, ecco. Certo. Però penso che Roberto, penso che anche Maurizio sia concorde. In quel periodo per me ci fu un'evoluzione della band, certo. Perché c'è anche il buon Antonio Marangolo, dove ha dato un'estrema spinta nella fusion, perché se si sente anche Contamination, no? Cioè, ok che c'è l'organo che ricorda sempre Profondo Rosso, Docet, però è un'evoluzione e lì presumo anche che Maurizio tu conferisci una forte influenza. Certo, il gruppo è fatto da individui e chiaramente la musica che esce dipende dagli individui che certo. Fanno il gruppo, se uno degli individui non c'è che dà un'impronta sua e magari al posto di Claudio che quindi si toglie tutta quella parte più organistica emersoniana, arriva magari Carlo Pernisi che ci mette il suo piccolo più americano. Patrick ha fatto, c'era Carlo, sì, certo, ricordiamo sì. Pernisi e chiaramente non è che uno deve emulare i Goblin diversi da lui, cioè uno no. Fa delle cose che gli vengono un po' diverse, siamo un po' malleabili ovviamente, cioè non è che facciamo delle cose astruse, cioè cerchiamo di seguire un pochino quello che la gente si aspetta di sentire da noi, assolutamente. Un po'. E quello... però se siamo diversi ci vengono meglio delle cose diverse, quindi diciamo che rispecchiava più o meno la formazione del periodo e nello stesso momento rispecchiava anche quello che sentivamo un pochettino a quel periodo, perché un musicista quando fa una cosa fa quello che gli piace al momento, cioè il genere che gli piace al momento, no? Ma anche un po' più commerciale, anche se vogliamo quel commerciale non scadente di quegli anni lì, perché nel 78 c'era già la disco senza far nomi, però voi vi differenziavate. Appunto per questo ti faccio una domanda che mi scrivono, cioè Maurizio, mi chiedono se ti ricordi di aver partecipato agli album di Enzo Carella di fine anni 70. Grazie, certo, Francesco. Certo, allora Enzo Carella, la prima volta che ho... Lo so perché me l'hanno già chiesto recentemente, perciò mi sono ricordato tutto. Nel 78
la formazione dei Goblin, praticamente Fabio, Carlo Pennisi, io e Agostino, che mi ha chiamato in studio per registrare un album di Enzo Carella, dei pezzi, 45, si chiamava Amara, Vedo e Carmelo. E poi hanno messo questo qui in un album, che credo Vocazione si chiama, ci stanno insomma altre cose. E quindi si sono innamorati della sonorità all'RCA, il produttore Marco Duberti e tutti quanti, per cui abbiamo fatto l'altro, dopo hanno mandato Carella a Sanremo nel 79 e noi abbiamo registrato tutto il disco di Carella. Tra l'altro Barbara, che sarebbe il pezzo che è andato a Sanremo, e tutti i pezzi successivi li ho arrangiati io, non c'è scritto, okay. Non ho mai detto, non ci ho neanche guadagnato, perché Enzo veniva tutti i giorni a casa mia e siamo stati 2 mesi a registrare questa cosa qua. Tra l'altro, per chi conosce Carella, io ho i provini fatti a casa, senza batteria, senza niente, soltanto con la tastiera. Io mi ero appena comprato una tastiera che si chiama CS80, che costava un occhio della testa praticamente, non so, ho fatto delle rate mostruose. Le cambiali. Ero l'unico a Roma a avercelo, e perciò diciamo che con questo CS80 facevo un po' di tutto, abbiamo fatto tutti i provini di Enzo Carella, insomma è stato un periodo molto fusion leggera, cioè, avevamo questa sonorità che comunque ci contraddistingue. Avete trasportato? Scusa? E avete trasportato queste sonorità fino poi ad arrivare a Notturno, anche dove si sente questa matrice, sì, fusion, un po' la Return to Forever, no? C'era quel periodo lì che stavamo un po' orientati su questa cosa qua, anche per cambiare un pochino, e anche il volo, insomma, se è stata una... Ti piace molto a Roberto, fatemi... dai nostri standard, che noi avevamo paura che i fan ci uccidessero quando abbiamo fatto uscire Volo, perché... No! Però niente, l'album di... all'inizio. Ovviamente, confronto agli altri album dei Goblin, è completamente diverso, e magari un fan può essere spiazzato, questo lo posso dire, perché veramente ti spiazza un po', però giustamente voi dovevate fare qualcosa di più commerciale. Ma certo, dovevano anche vendere. Dovevate anche fare... magari come è successo per il Bagarozzo Mark, dovevate cercare di cambiare un po' la strada, anche qualche soldo in più, concerti, queste cose qualche qua. Soldo in più. Esatto, il problema era proprio questo, che noi facevamo questa musica da film, eccetera, però non era degli introiti vendibile, quindi anche la casa discografica diceva, vabbè, proviamo a fare qualcosa di semplice. Infatti questo Volo è andato a finire sulla, come sigla di Disco Ring. Che ci sei tu col cappello che suoni, hai visto anche e fai video. L'intro sul pianoforte, che sembri un po' Venditti, ricordo un po' Venditti. Il cappello è identifica, no, che avevo la barba, Venditti no. Sì, la... Io un consiglio che voglio dare a Maurizio, ma questo è una cosa mia, ma da parte di tutti i fan di Goblin, perché noi che vediamo tanti concerti, insomma, quello che vorremmo ascoltare è anche altro, almeno io per primo, a me piacerebbe per esempio, come successo per i Goblin Revert, pezzi come Contamination, Buioni, riprendere questi brani, Patrick, Sant'Elena, Notturno, cioè portare questi Mara, brani, Feudo. Donna Mara, Feudo, insomma. E come ripeto, io non è che sono io che posso decidere per altri. Certo. Per dirti la verità, io nel 2000, qualche anno fa, allora, tra parentesi, sono stato vissuto in Canada dal 99 fino all'altro anno, canadese, sotto tutti i punti di vista. Ho messo su un gruppo al Volo, abbiamo fatto un concerto con dei pezzi miei, qualcosa dei Goblin, e ci ho fatto Buio Omega, ero gli Orco Muto? No, non era Orco Muto, era un altro gruppo che non mi ricordo, mi è dato un nome, abbiamo fatto una data sola e abbiamo aperto per i Magma, proprio ne parlavamo. Questa era a Toronto, probabilmente era 2016-17. E la gente è impazzita, mi piace. Certo. Poi li conoscevano, ovviamente non è che sono venuti persone che normalmente sentono Céline Dion, sono venute persone, no, ma poi trovo giusto fare diciamo riaprire questi vasi di Pandora, no? Rispondere, certo, a queste, concordo, queste, guarda, io sfondi una porta aperta, nel senso, io sono per il cambiamento continuo. Non tutti sono uguali, non è che dico io ho ragione, gli altri hanno torto, certo. Quindi io devo rispettare le idee degli altri, ma certo, cerco di
spingere per fare le cose che vorrei io farei tutto diverso, mi metterei a suonare anche cose acustiche, io farei unplugged, sono aperto al cambiamento. Goblin unplugged, Roberto, Goblin per esempio magari, no? Vabbè, ad esempio il disco che ha fatto Maurizio a Goblin, quello con l'orchestra, sì. Quello è bello, è molto bello, molto bello. Complimenti, sì, Maurizio. Poi quello lì con l'archetto bellissimo, con la mano del diavoletto, è veramente un prodotto spaventoso. è un prodotto veramente bellissimo, cioè faccio una confidenza che la faccio sempre, collegandomi sul volo, caro Roberto, io avevo 14 anni, l'avevo scoperto e avevo detto, ma che strano. Mi ricordo alla mia fidanzatina dei tempi, sai cosa ho dedicato? Sapete che cosa ho dedicato? Il brano, quello di Agrodolce. Agrodolce. Talmente ero naif. Talmente pensavo ero naif. Che è giornata isterica. Quelle ce le ho tutt'oggi, Roberto, quelle ce le ho tutt'oggi. Però ti dico che veramente la discografia che avete fatto dal periodo prog fino a Notturno è stata per me molto variopinta. Però, come ultima domanda, cosa hai fatto post Goblin? Tu dopo so che hai lavorato con Zero, con Patti Pravo, con tantissima gente. Ti sei cimentato poi nel turismo, che era la tua natura. Allora, tanto per dire, parentesi, dentro volo i testi li ha scritti Cinzia, che è la mia compagna, sì. Di cui ci siamo conosciuti durante volo, quindi... Che la salutiamo. Ciao Cinzia, c'è Cinzia? Sì, sì, ma non qui, sta su. Post Goblin, out of Goblin, ho fatto un sacco di cose, tour di cantanti, gruppi, eccetera. Allora, ti posso dire più o meno a memoria, ho cominciato prima dei Goblin, ho fatto un unico tour che era con un gruppo che si chiamava Loi e Alto Mare. Non so se sì. Poi Goblin, poi ho fatto De Gregori, ho fatto Riccardo Cocciante, due tour diversi, uno con cui c'era anche Perigeo, Neo Perigeo, grandissimi, Fiorello Mannoia, Luca Barbarossa, Renato Zero e tantissimi anni con Patti Pravo, a cui ho arrangiato molti molti album, tra cui alcune cose sono andate a Sanremo. E, insomma, adesso non me li ricordo tutti, ma tante produzioni. Però sia in studio, hai sempre lavorato, cioè non sia in studio che ho lavorato con Battisti, cioè ho avuto possibilità di spaziare anche nella musica leggera tanto, non è che mi sono... Ma voi avete spaziato tanto, perché anche il buon Roberto mi confermerà, sì. Pignatelli suona il basso in buona Domenica con Agostino, sì. E io ci trovo anche la tastiera. Tu anche ci sei. Sì, una Domenica. Cioè, la famosa tastiera CS80. È quello che dico io. Bisogna andare anche al di là di queste cose. Anche tanta gente, quando ho detto a un mio amico che era presente come Roberto al concerto di Simonetti, lui è Stefano, che saluto, uno dei miei migliori amici, un collezionista anche lui. Quando gli ho detto che chi suona il Moog, il mini Moog, in Nata sotto il segno dei pesci è il buon Simonetti, non tutti lo sanno. Quindi andiamo al di là, io penso che con questa diretta, che è stata per me bellissima, tanta gente aprirà anche il mondo. Bisogna leggere. Guardatevi i musicisti che suonano su vari dischi, per esempio io canto, pam, 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 però sono io con CS80. No, io posso... lo sa, ci sono musicisti, bisogna leggere i crediti, bisogna leggere eccetera, che poi sono quelli che suonano tutti questi dischi qui. Bisogna leggere questi crediti, vai Robin. Io a chi conosce i Goblin, okay, ma chi non conosce, io ovviamente li faccio ascoltare come primo approccio roller per fargli capire cos'erano i Goblin, e perché comunque secondo me i Goblin è un gruppo che sa suonare di tutto, sì, anche la samba, al jazz, anche la samba, al blues. Anche gli ultimi, insomma, anche gli ultimi album che sono stati fatti, For the Kind e Back to the Goblin, insomma, il pezzo blues che suona Morante su quel pezzo lì, anzi, tra l'altro... Che lo ricorderei anche, Maurizio, lo ricorderei buon Morante. Cosa ricordi tu di Massimo? Allora, io Maurizio volevo fargli ancora un paio di domande veloci, perché so che deve essere... Vai. Allora, innanzitutto volevo sapere qualcosa appunto sugli album Back to the Goblin e For the Kind, il ricordo di Massimo e poi l'emozione che hai provato a suonare con Steve Hackett sul palco al proprio esibisce a Roma. Ah, capirai, belle domande. Allora, poi non te le faccio più.
Allora, in questo periodo in cui io stavo in Canada, tra cui rispondo veloce, provo. Sì, sì. Nella nostra reunion abbiamo fatto questo disco che si chiama Back to the Goblin nel 2005. Bello. Siamo rimessi insieme, eravamo noi quattro senza Claudio. Dopo qualche anno sono riuscito a convincerli, io sono riuscito a convincerli a cominciare ad andare a suonare dal vivo. Quindi abbiamo fatto tutta questa parentesi di tour, prima noi, poi abbiamo litigato, abbiamo richiamato Claudio, io, Massimo e Claudio eravamo, e siamo andati avanti, abbiamo fatto tour in Australia, in Giappone, Nuova Zelanda, quattro tour in Nord America, quando già erano tornati, gli ultimi tre, quando erano già tornati Agostino e Fabio, sì. Sto facendo veloce, tutta una, sì, sì, una, sì, confusione. In questo frangente in cui io stavo in Canada e gli altri stavano in Italia, abbiamo fatto dei dischi, dopo Back to the Goblin, abbiamo anche fatto uno che si chiama Four of a Kind, proprio un disco senza... E diciamo che abbiamo... Non dico superato noi stessi, perché non si può superare noi stessi, però diciamo, risentendolo, abbiamo fatto un buon lavoro. Ecco, anche questi due dischi, portarli in tour, cioè qualche brano in più sarebbe... Sì. Poi abbiamo fatto, è uscito un disco dal vivo che si chiamava Austinato, abbiamo fatto un altro disco per Austinato, perché l'abbiamo registrato a Austin, nel Texas, nel gioco di parole. Bello. Austinato. Poi live in Roma. Poi stanno in Roma, ci stanno quello, un altro in Giappone, tour concert in Tokyo. Abbiamo fatto un altro per l'anniversario di Zombie, che si chiama Fearless. Abbiamo fatto un pochino di produzione con difficoltà, con distanze, eccetera, però insomma non ci siamo mai fermati fino a, fino a, insomma, 3-4 anni fa. Poi purtroppo, ricordo di Massimo, purtroppo Massimo è andato attraverso una malattia sempre peggiore, quindi abbiamo ovviamente rinunciato anche a fare concerti dopo il 2018. Nel 2018 abbiamo fatto solo uno a Las Vegas, enorme, un festival metal pazzesco. Mi ricordo, agosto era, mese d'agosto mi ricordo. Sì. E, però purtroppo Massimo con questa malattia degenerativa, certo. Mano a mano, insomma, non ha più potuto affrontare viaggi, cose del genere, certo. Cioè, ovviamente l'altro anno non ce l'ha fatta più andare avanti, noi, cioè, si è perso proprio un'icona dei Goblin. Cioè, tu pensi ai Goblin, persone che non conoscono noi ma vedono Massimo, cioè lui è la faccia dei Goblin, certo. Insomma, è anche il primo a usare in Italia il buzuki, vorrei sottolineare, esatto. Anche perché è stato cofondatore dei Goblin, quindi non è che... Certo, è stato cofondatore, poi il suono inconfondibile, tutti provavano a imitarlo e non ci riuscivano. Ma no, no, la no, musica è bella per questo. Tu puoi studiare quanto vuoi, puoi diventare un milione di volte bravo, più bravo. Ma se manca il cuore. Ma il cuore, quel suono lì, non lo so, è unico. Cioè, siamo noi che ci trasportiamo dentro lo strumento. Se manca l'anima Goblin non si va da nessuna parte. È un po', certo, appunto come per questo, per Steve Hackett, che appunto, esatto, ci abbiamo avuto questa opportunità di fare Festival Progressive a Roma. Era c'era Roma. 22 ottobre 2011, me lo ricordo benissimo. Esatto. Ah, tu c'eri, no? Mi ricordo. Cos'è Prog? Niente, abbiamo detto, Steve Hackett, che pezzo vogliamo fare? Noi dovevamo scegliere un pezzo del Genesis, e lui sceglieva un pezzo nostro, quindi c'era questa... Lui suonava su un pezzo nostro e noi suonavamo su un pezzo loro. Noi abbiamo fatto Washer of the Skies. Ho pianto 7 minuti rosso. E 40 secondi ho pianto. È stato abbastanza emozionante. Poi insomma, quando è venuto a Toronto, io l'ho sempre ricontattato, siamo visti. Ma lui cosa ha scelto dei Goblin? Cosa ha scelto Beckett? Che pezzo aveva scelto invece? Lui ha scelto Profondo Rosso. Profondo Rosso. Ha fatto, diciamo, non è che imparato gli arpeggi, eccetera, ma ha fatto, abbiamo allungato tutta la parte dell'inciso, del refrain, lui ha fatto un solo lungo. È salito sul palco verso la fine di Profondo Rosso, attaccato al fine di Profondo Rosso con Shadow of Hierophant. Ecco, certo. Scusami in inglese che non lo so, e poi hanno attaccato con Watcher the Sky, che è
cioè, quindi avete fatto, c'era un silenzio tombale pazzesco. Quindi avete fatto un Gogen, Goblin Genesis. Sì. Beh, sì, insomma, un... Gogen, i Gogen. Dato che ci servono dei nomi, te li butto. Ma... Poi è uno, è una persona molto a modo, timida, sì. Stava dietro. Sì, cioè, sì. Uno... È molto, è molto, è molto, è molto privato da quel lato lì. Ed sì. È il bello. Ricordo che a fine concerto vi ho aspettati, perché io ho fatto quel giorno, io ho fatto su e giù Torino Roma in una giornata. Figurarsi, insomma. Atanasio, se non attendeva i Goblin. Forse, una cosa così non potevo non perderla, anche perché certo. Claudio ne aveva avvertito, allora avevate fatto il concerto a Veruno e mi ricordo che Claudio mi aveva detto: ti devo dire una cosa importante, tu dimmi adesso, no, te lo dico tra una settimana. E un giorno mi telefonò dicendomi che c'era Steve Hackett, ho detto no, devo venire assolutamente. Devo venire. E mi ricordo che mentre aspettavo che voi uscivate, ma era impossibile poter entrare, arrivata la moglie di Morante, mi ha messo il passo, sono entrato dentro, ho potuto così conoscere Steve Hackett per la prima volta. Raccomandato, Atanasio, raccomandato. No? Sempre raccomandato lui. Però, no, ma Roby, Roberto... Sono emozioni che è bellissimo. Normalmente Roberto... sono quelli del sud che si fanno raccomandare, non quelli del nord. Com'è questa cosa? Un po' diretta. Infatti Roberto Torino, l'ho voluto contattare proprio perché primo è stato lui che ha fatto il tramite tra me e il buon Guarini. Quindi io adesso penso che abbiamo sforato e so sì. Che il buon Maurizio deve scappare per una presentazione. Io ringrazio Maurizio, è stato un piacere. Teniamoci in contatto. Mi auguro che tu scriva questo libro, poi noi ci sentiremo. Roberto, grazie come grazie sempre. Noi ci vediamo, sfuggevole. Ricordati una copia di Suspiria e Patrick. Assolutamente sì. Okay. Grazie. Chi ha seguito il canale? Maurizio ce n'ha una sicuramente pulita, nuova. Ce l'avrà sicuramente sì. Maurizio, una copia di Suspiria. Di cosa? Di Suspiria, la copia ce l'ha originale, no? Un forse. Io ringrazio tutti. Io ringrazio tutti. Chi ha seguito il canale... Ciao. Si iscriva e buona serata e grazie a tutti e due. Ciao a tutti. Ciao. Buona serata, ciao. Ciao.